problema reale è che questo non è più uno sport, purtroppo si stanno proprio perdendo, ripeto, le staffe e si sbagliano i comportamenti tante volte, quando gli stessi ragazzi possono poi come dire, subire i comportamenti delle persone che stanno al loro vicino. È amaro lo sfogo di Giuliano Capobianco, responsabile del settore giovanile dell'US Avellino. Dopo una serie di minacce e aggressioni nei suoi confronti e in quelli di altri dirigenti, la società biancoverde è uscita allo scoperto ieri con un duro comunicato. Capobianco ricostruisce i gravi fatti avvenuti ieri a Venticano durante la partita dell'Under 17. Già in passato ci sono stati degli episodi poco piacevoli che erano finiti là e ieri si è protratta un poco la situazione, insomma. C'è stato un tentativo di aggressione con qualche frase molto pesante che però lei non ha ascoltato direttamente, gliel'avrebbero riferita? Sì, no, io non sono stato assolutamente aggredito fisicamente, però ci sono state delle frasi e poi quello che mi verrà chiesto, quello racconterò. Evidentemente qualcuno ha perso le staffe in quel momento e quindi ha ritenuto opportuno di dire alcune cose che non andrebbero dette. Molti genitori intanto sui social denunciano la disorganizzazione del settore giovanile, la mancanza di coperture di spese e la presenza di presunti calciatori raccomandati che arrivano dal napoletano. Mi sembra assurdo che una società debba o possa avere, sarebbe una cosa eccellente, ma avere tutti i ragazzi irpini sarebbe anche uno screditare ragazzi che possono provenire da altre province. Io non credo che le società a noi limitrofe, altre società campane, possano fare un settore giovanile solo con ragazzi di quella provincia, quindi questa cosa è una cosa per me assurda, perché per me non ci sono differenze, ci sono tesserati dell'US Avellino che possono abitare in provincia di Avellino, in provincia di Napoli, in provincia di Salerno. Capobianco ammette che gli sforzi sono tanti, ma anche che gli errori ci sono e come. Facciamo il massimo nei limiti del possibile, ripeto, siamo una società di serie C, per poter far crescere questi ragazzi, e quello che è il mio e il nostro interesse della famiglia D'Agostino e della società è cercare di far stare bene i ragazzi e di farli divertire. Su quello che succederà in futuro il responsabile del settore giovanile è cauto. Non lo so cosa succede, sicuramente verrò, visto che c'è stato un clamore mediatico che sinceramente non mi sarei aspettato nemmeno io, sicuramente mi verrà chiesto cosa è accaduto ed io lo racconterò. Io non è che ce l'abbia con qualcuno, però sarò chiamato sicuramente a raccontare quello che ho visto oppure ho sentito nella giornata di ieri. Per quanto riguarda i ragazzi, io non sono mai per penalizzare un ragazzo se eventualmente c'è un comportamento sbagliato di un genitore o di qualcuno vicino al ragazzo.